Ciao a tutti, io sono Tonia e oggi prepareremo insieme con omelette di pollo. Gli ingredienti che ci occorrono sono 600-650 g di petto di pollo che metteremo in freezer per qualche oretta. Dopodiché lo frulliamo. Io ho usato il Bimby, ma si può usare tranquillamente qualsiasi altro robot da cucina per tritare. Aggiungiamo 20 g di fecola di patate, poi 60 ml di latte, 30 g di parmigiano e lasciamo frullare ancora un po'. Dopodiché lo trasferiamo in una ciotola, lo saliamo a piacere, aggiungiamo 2 cucchiai di pan grattato e un filo d'olio extravergine d'oliva. Lo amalgamiamo e poi iniziamo a dividere le parti del nostro condomblé. Io ne ho ricavati 3, abbastanza grandi, ma si possono fare anche più piccoli. Li farciamo con prosciutto e sottilette. Li andiamo poi ad assemblare unendo bene i bordi in modo che in cottura non fuoriesca il ripieno. Li impaniamo poi prima nella farina, poi in un uovo sbattuto con un goccino di latte e poi infine nel pan grattato. Si possono fare sia a forno oppure fritti in abbondante olio di semi. La mia versione è quella a forno, quindi una volta preparati li adagiamo su di una placca da forno, un filo d'olio e inforniamo a 200 gradi per 40 minuti circa. Li sforniamo e li serviamo con un contorno a piacere. Se volete anticiparvi con i tempi li potete pure preparare in anticipo e porli in frigo. Se la mia ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like e se volete ancora vedere altre ricette vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati. Grazie e alla prossima!